Si inaugura oggi la sede del Partito Democratico qui a Mazara del Vallo, un giorno che guarda quindi verso il futuro. Assolutamente sì, siamo molto emozionati e contenti perché finalmente il Partito Democratico di Mazara riesce ad avere una sede. Per noi è sempre stato un obiettivo, difficile da realizzare anche per problemi proprio pratici. Oggi dobbiamo ringraziare di questo una nostra dirigente locale, la professoressa Adamo, che ci ha messo a disposizione il locale e che mostra ancora una volta il grande senso di appartenenza a questo partito e il grande amore per questo partito. Abbiamo lavorato negli ultimi mesi proprio per realizzare questo sogno e grazie all'apporto di tutti gli amici, e tra tutti io vorrei ricordare Calcedonio Iemola, che questa mattina per questioni personali non sarà presente all'inaugurazione, ma che è presente qui con noi perché negli ultimi mesi abbiamo lavorato tantissimo insieme per poter ricreare le condizioni dell'entusiasmo. Dopo tanti mesi in cui abbiamo discusso chiaramente anche con la tristezza e l'amarezza di chi le scorse amministrative le ha perse, oggi siamo più grintosi che mai, con tanta voglia di rilanciare l'azione politica di questo partito. Lo facciamo in un momento in cui non c'è una campagna elettorale vicina, proprio per dimostrare l'intenzione di grande apertura nei confronti della città. Vogliamo fare politica a 360 gradi, la vogliamo fare con tutti quelli che vorranno avvicinarsi a noi e vorranno dare il loro contributo insieme agli amici di sempre, agli amici storici, ma con uno sguardo anche al di là di noi stessi. Crediamo che questo sia il sistema veramente per costruire un partito capace di governare al prossimo turno questa città e di diventare protagonista nella provincia di Trapani. Quali quindi i prossimi passi? Ma guardi, 15-20 giorni massimo dovremmo indire un congresso straordinario proprio per poter dare a chiunque voglia entrare a far parte di questo progetto ambizioso che è quello del governo della città per le prossime amministrative. Vi posso preannunciare che già giovedì 2 avremo un'assemblea qua presso la nostra sede, un'assemblea aperta ai cittadini e a tutti i simpatizzanti del Partito Democratico, proprio per far rivivere questo spirito di democraticità all'interno del partito. E sono delle tappe che fissiamo ma che non diventano improrogabili, nel senso che potranno essere postdatate anche nel tempo e ripercorse nel tempo, proprio perché vogliamo ancora una volta testimoniare che a Mazara del Vallo chi fa la politica per bene, io utilizzo un termine della vicina Marsala senza nulla togliere agli altri, che ha una sede fisica, che ha un partito organizzato, un partito che comunque ha voglia di mettere ancora una volta la faccia, è quello del Partito Democratico. Abbiamo metabolizzato, come diceva Ina, la sconfitta, perché comunque di sconfitte la sconfitta è stata certificata. Vorrei ricordare che per la legge elettorale abbiamo avuto solo due consiglieri, pur essendo il primo partito a Mazara del Vallo, non perché avevamo qualcosa da poter vantare nei confronti della città. La città ci ha premiato, non ha premiato il progetto in toto amministrativo. È inutile piangerci addosso, è logico che chi fa opposizione deve comunque essere da pungolo verso l'amministrazione, ma allo stesso tempo chi fa opposizione deve intavolare quello che è il percorso alle prossime amministrative. Noi ci crediamo, ancora una volta ci mettiamo la faccia, cioè, come diceva Ina poc'anzi, a me piace sottolineare, ed è giusto, ma lo sento veramente dal profondo del mio cuore, fare un saluto a chi in questo momento manca e un abbraccio forte all'ingegnere Calcedonio Iemola, che è uno dei fautori di questa sede e che per un motivo personale non può essere presente. Lo volevo ringraziare a nome di tutto il Partito Democratico e poi ringrazio a tutti quanti che hanno voluto spendere ancora una volta la faccia, e a tutti quei tanti altri che sicuramente da questa mattina in poi la metteranno. Come definire quest'ultimo anno di amministrazione Cristaldi? Ma è un'amministrazione, è l'amministrazione Cristaldi, cioè sotto tutti i punti di vista, nel senso che oggi ha una forte maggioranza in Consiglio Comunale che non permette più quel contraddittorio che nella vecchia consigliatura c'era, quantomeno avevamo l'equilibrio numerico, se così si può dire. Quindi va da sé che qualsiasi cosa viene proposta in Consiglio Comunale viene bocciata o viene approvata a seconda della convenienza e da chi la porta in Consiglio Comunale. È stata bocciata, ahimè,
l'unione, il registro delle unioni civili, avete visto anche lì non era che qualcuno voleva portare un vessillo, lo voleva portare il Partito Democratico piuttosto che altri partiti, ma era qualcosa che già altri comuni hanno fatto ed era giusto, secondo la mia modesta, il mio parere, poter approvare. Non è stato fatto non perché qualcuno avesse letto di che cosa si parlava, ma semplicemente perché è stato imposto dall'alto che si doveva dire no, che questa è la regola di questa amministrazione. Buon per loro che hanno i numeri e possono fare e sfare, non critico, potrei farlo da qua domani mattina. Diciamo che noi cerchiamo da stamattina di costruire quello che sarà il domani della città di Mazara del Vallo. Accanto a me l'onorevole Paolo Ruggirello. Avere una sede vuol dire stare a contatto con il cittadino sempre di più. Questo è ovviamente iniziare di nuovo come si faceva la politica una volta, diciamo. C'è chi lo ha fatto negli anni, penso che il Partito Democratico abbia anche dimostrato di essere in mezzo alla gente. Oggi dobbiamo ritornare ancora di più perché le fasce più o meno deboli, le fasce sociali ne hanno bisogno soprattutto di a volte anche di un conforto, di una presenza vera e effettiva dove trovare non soltanto la raccomandazione come se il mezzo che la politica oggi fino adesso ha fatto, ma trovare quelle che possono essere le giuste risposte affinché ci possa essere un periodo ovviamente migliore di risollevare quello che è un mondo dal punto di vista dell'attività politica, dal punto di vista del lavoro, dell'occupazione, e dare risposte anche a quelle fasce meno deboli come dicevo poc'anzi, perché oggi più che mai aumentano sempre di più ed è un dato che è gravoso ed è un dato dove ovviamente la politica deve fare la sua parte, non più ai sussidi, a quelle che sono le proposte una tantum solo per alleggerire il momento di difficoltà. Qui c'è bisogno di pianificare quello che è uno stato di lavoro e uno stato d'occupazione che debba essere duraturo per il tempo, per i nostri giovani, ma per garantire anche un futuro alle persone più anziane. Accanto a me l'onorevole Pamela Orru. Oggi si inaugura una sede a Mazara del Vallo. Avere una sede è sempre importante per appunto avere un contatto più diretto con la cittadinanza. Avere una sede è fondamentale, è assolutamente ammirabile quello che hanno organizzato il Partito Democratico di Mazara. La sede è confronto, la sede sono incontri, perché il partito deve essere, nasce dalla base, quindi vari iscritti e non solo, anche i cittadini che pensano di partecipare alla vita del partito hanno un posto a questo punto dove incontrarsi. Come definirebbe quindi la situazione mazzarese? Un PD che si rialza dopo le ultime elezioni? Un PD che continua a lavorare, un PD, se vogliamo usare il suo termine, che si rialza, ma non è mai, non ha mai smesso di lavorare. Adesso mette un punto in più, perché un locale rappresenta proprio un luogo di ritrovo fisico e non è poco. Accanto a me Cristian Emo, la Presidente della Federazione Provinciale PD di Trapani. Una sede è importantissima per stare a contatto con la cittadinanza e oggi Mazara appunto se n'è procurata una. Finalmente, devo dire, Mazara merita una sede, ma devo dire che oggi riparte pubblicizzandola alla città un progetto per questa città, un progetto che questa classe dirigente mazzarese, la vecchia e devo dire la nuova, ha in mente. Noi dobbiamo lavorare per dare un'alternativa a questo, al governo della città di centrodestra, e il progetto parte da oggi, parte con grande convinzione, sulle ali dell'entusiasmo di una vittoria a pochi chilometri da qui, la vittoria di Marsala, che ha dimostrato che il Partito Democratico in provincia c'è, è presente, ha temi su cui affrontare delle proposte politiche, e anche a Mazara sono sicuro che da oggi prende il via il progetto per Mazara 2019. Un passo importante oggi su Mazara del Vallo per il Partito Democratico, si inaugura la sede, quindi si sta più vicini alla cittadinanza. Sì, assolutamente sì, questa era una promessa, l'abbiamo mantenuta, siamo qui, ritorniamo a parlare con la gente, una sede pubblica dove sarà un luogo di incontro, di dibattito, di ascolto, per ricreare quell'empatia necessaria con Mazara per continuare le nostre battaglie in Consiglio Comunale. Il Partito Democratico c'è, riparte in maniera convinta e vogliamo essere protagonisti di questo territorio.